Sui fondi europei, quelli ordinari di programmazione, non abbiamo restituito un solo centesimo a Bruxelles. Negli anni della mia amministrazione, dal 2018 ad oggi, abbiamo certificato 2 miliardi e 300 milioni di euro di risorse. Ne avevamo trovato per i 4 anni precedenti 7 milioni e mezzo registrati. Questo dà l'idea. È chiaro che le risorse non mancano, ma servono i progetti. Per fare i progetti serve una struttura burocratica adeguata, figlia del digitale, sufficientemente motivata. In Sicilia non si fanno assunzioni dal 91, abbiamo finalmente sbloccato questa condizione di stallo, stiamo lavorando con una programmazione, una progettazione e la capacità di aprire cantieri, siamo ottimisti anche se le grandi infrastrutture, come sapete, dipendono dallo Stato, dalla programmazione nazionale. Per utilizzare i fondi europei serve un progetto. Un progetto che il bando richiede molto dettagliato. Per fare un progetto servono i tecnici, serve una burocrazia particolarmente attrezzata e motivata. Noi stiamo lavorando e abbiamo già lavorato, abbiamo certificato oltre 2 miliardi di fondi europei impegnati in Sicilia. Per cogliere le future opportunità serve consolidare la struttura burocratica, ma serve anche che Roma e Bruxelles si rendano conto della necessità di semplificare le procedure. Insomma, non è possibile avere un fiume di denaro che ti passa davanti e non poter attingere neanche per un sorso d'acqua. Ecco perché ti manca il bicchiere, perché ti manca la possibilità di bere. Allora le amministrazioni del Mezzogiorno d'Italia hanno lanciato questo grido d'allarme che noi speriamo venga presto raccolto, perché servono procedure brevi e semplici, a garanzia naturalmente della trasparenza e della incontaminazione delle procedure da parte di organizzazioni criminali, ma serve la semplificazione. Questo è un dovere che noi ci poniamo anche con un pizzico di amarezza, perché se le procedure per il ponte di Genova fossero state consentite anche alle regioni del sud Italia, noi di ponti ne avremmo ricostruito decine e non soltanto ponti.